Buonasera mister, oggi un pareggio, si aspettava un Cuneo capace di ribaltare la partita in inferiorità numerica? No, sinceramente, perché abbiamo tenuto secondo me benissimo il controllo del gioco nel secondo tempo, abbiamo rischiato pressoché nulla, loro hanno fatto forse un tiro prima del gol, però siamo stati ingenui perché sul gol subito abbiamo fatto un errore difensivo e contro una squadra così attrezzata l'errore lo paghi e l'abbiamo pagato. Però è stata una bella partita, sono contento che i ragazzi hanno giocato con intensità, abbiamo preso tutte le seconde palle, abbiamo fatto una bella partita, dai. Come anche loro, perché loro ovviamente lo sapevamo che erano una squadra attrezzata, però sto pareggio ci dà consapevolezza che quest'anno, a differenza dello scorso anno, ce la possiamo giocare e ce la dobbiamo giocare con tutti, Cuneo piuttosto che tutte le altre squadre che ci sono dietro, San Biagio, eccetera, eccetera. Un pareggio che secondo lei sta un po' stretto? Quando prendi gol all'ultimo minuto penso proprio di sì, anche perché abbiamo preso un palo, abbiamo avuto due o tre occasioni grosse per fare il 2-0, non le abbiamo sfruttate, però il calcio è questo e... non va bene così, ma lo accettiamo, dai, va bene lo stesso. Grazie.